siete voi. Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora, il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore.
Oggi c'è un messaggio, io direi, unico nelle letture. La prima lettura c'è la parola del Signore che ci dice: siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Dio Padre ci dice questo. E il Vangelo finisce con quella parola di Gesù: voi siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Lo stesso. E questo è il programma di vita. Siate santi, perché Lui è santo. Siate perfetti, perché Lui è perfetto. E voi potete domandarmi: ma Padre, come è la strada per la santità? Qual è il cammino per diventare santi? Ma Gesù lo spiega bene nel Vangelo. Lo spiega con cose concrete. Prima di tutto, fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico: non opporvi al malvagio. Cioè, niente vendetta. Se io ho nel cuore il rancore per qualcosa che qualcuno mi ha fatto e voglio vindicarmi, e questo mi allontana del cammino verso la santità, niente vendetta, ma me l'hai fatta, me la pagherai. Questo è cristiano? No, me la pagherai non entra nel linguaggio di un cristiano. Niente vendetta, niente rancore. Ma questo mi fa la vita impossibile. Quella vicina di là parla di me tutti i giorni. Anche io parlerò di lei. No. Cosa dice il Signore? Prega per lei. Ma per quella devo pregare io? Sì, prega per lei. È il cammino del perdono, di dimenticare le offese. Ti danno uno schiaffo sulla guancia destra, ma porcigli anche l'altra. Al male lo si vince col bene, al peccato lo si vince con questa generosità, con questa forza. Ma è brutto il rancore. Ma tutti sappiamo che non è cosa piccola. Le grandi guerre, noi vediamo sui telegiornali, sui giornali, ma questo massacro di gente, di bambini, ma quanto odio, ma è lo stesso odio, è lo stesso che tu hai nel tuo cuore per quello, per quella, o per quel parente tuo, o per la tua suocera, o per quell'altro, lo stesso. Quello è ingrandito, va, ma è lo stesso. Rancore, la voglia di vindicarmi, me la pagherai. Quello non è cristiano. E siate santi come Dio è santo. Siate perfetti come perfetto il Padre vostro,
il quale che fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. È buono, Dio dà i suoi buoni a tutti. Ma se quello sparla di me, se quello mi ha fatto una grossa, se quello mi ha... Perdonare nel mio cuore. Questa è la strada della santità e questo allontana dalle guerre. Ma se tutti gli uomini e le donne del mondo imparassero questo, non ci sarebbero le guerre. Non ci sarebbero. La guerra incomincia qui, nell'amarezza, nel rancore, nella voglia di vendetta, di farmela pagare. Ma questo distrugge famiglie, distrugge amicizie, distrugge quartieri, distrugge tanto, tanto. E cosa devo fare, Padre, quando sento questo? Ma lo dice Gesù, non lo dico io, eh? Amate i vostri nemici. Io devo amare quello? Sì. Non posso. Prega perché tu possi. Amate i vostri nemici. E pregate per quelli che vi perseguite, che vi perseguitano. Pregare per quello che mi fa il male? Sì. Perché cambi vita, perché il Signore lo perdoni. Questa è la magnanimità di Dio, il Dio magnanimo, il Dio di cuore grande, che tutto perdona, che è misericordioso. È vero, Padre, Dio è misericordioso. E tu? Sei misericordioso? Sei misericordiosa? Con le persone che ti hanno fatto del male o che non ti vogliono bene. Se Lui è misericordioso, se Lui è santo e Lui è perfetto, noi dobbiamo essere misericordiosi, santi e perfetti come Lui. Questa è la santità, eh? Un uomo e una donna che fa questo merita di essere canonizzato, eh? Diventa santo. Così semplice è la vita cristiana. Io vi suggerisco di cominciare da poco, no? Tutti abbiamo nemici. Tutti sappiamo che quello o quella sparla di me. Tutti sappiamo. E tutti sappiamo che quello o quella mi odia. Tutti sappiamo. Cominciamo da poco. Ma io so che questo mi ha calunniato. Ha detto di me cose brutte. Vi suggerisco, prendete un minuto, guarda Dio Padre, ma questo e quella è il tuo figlio, è la tua figlia. Cambiale il cuore. Benedicelo, benedicela. Questo si chiama pregare per quelli che non ci vogliono bene, per i nemici. Si può fare semplicemente. Forse il rancore rimanga, forse il rancore rimane in noi, ma noi stiamo facendo lo sforzo per andare su questa strada di questo Dio che è tanto buono, misericordioso, santo e perfetto, che fa sorgere il sole sui cattivi e buoni. È per tutto, è buono per tutti. Dobbiamo essere buoni per tutti e pregare per quelli che non sono buoni per tutti. Noi preghiamo per quelli che
che ammazzano i bambini nella guerra. È difficile, molto lontano, ma dobbiamo imparare a farlo perché si convertano. Noi preghiamo per quelle persone che sono più vicine a noi e ci odiano, ci fanno del male. Padre, è difficile, io avrei voglia di stringere il collo, ma prega, prega perché il Signore cambi la vita. La preghiera è un antidoto contro l'odio, contro le guerre, queste guerre che incominciano a casa, che incominciano nel quartiere, che incominciano nelle famiglie. Pensate soltanto alle guerre delle famiglie per l'eredità. Quante famiglie si distruggono, si odio, si distruggono, si odio per l'eredità. No, pregare perché ci sia la pace. E se io so che qualcuno mi vuole male, non mi vuole bene, specialmente pregare per lui. La preghiera è potente, la preghiera vince il male, la preghiera porta la pace. Il Vangelo, la parola di oggi è semplice. Questo consiglio, siate santi perché io il Signore e vostro Dio sono santo. E poi, voi siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. E per questo chiedere la grazia di non rimanere nel rancore, la grazia di pregare per i nemici, di pregare per la gente che non ci vuole bene, la grazia della pace. Vi chiedo per favore di fare questa esperienza. Tutti i giorni una preghiera. Ah, questo non mi voglio bene, ma Signore ti prego, uno per giorno. E così si vince. Così andremo su questa strada della santità e della perfezione. Così sia. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo.
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e figli carissimi, chiamati ad essere perfetti come il Padre, invochiamo da Lui la grazia per vivere come Suoi veri figli. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. E fondi sulla Chiesa il tuo spirito di santità, o Signore. I vescovi, i sacerdoti e tutti i battezzati vivano in pienezza la novità del Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Guida i pensieri e le scelte dei nostri governanti, o Signore. Liberi dalla ricerca egoistica del potere, servano ogni cittadino, soprattutto chi si trova in difficoltà. Preghiamo. Consola con la tua presenza, o Signore, gli ammalati e i bisognosi. Sperimentino la tua amicizia e la tua provvidenza anche attraverso la carità operosa dei fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Conferma nella fede la nostra comunità parrocchiale, o Signore. La visita del nostro vescovo, Papa Francesco, ridesti in noi la gioia e la fierezza di essere cristiani. Preghiamo. Ascoltaci. Guarda con benevolenza, o Signore, i tuoi figli che attendono da te ogni bene. Ascolta i desideri, sana le ferite, riaccendi la speranza. Per Cristo nostro Signore. Oh.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, Signore, questa offerta, espressione della nostra fede. Fa che dia gloria al tuo nome e giovi alla salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Diamo grazie, Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato gli uomini da mandare il tuo Figlio come Redentore a condividere in tutto, fuorché nel peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue,
per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione e la presa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Maria Josefa e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Vescovo, Papa Francesco, il Collegio Episcopale e tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debiti. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace
secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. E con voi, il vostro Signore. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. La pace sia. Del mondo, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma dissi soltanto una parola e io sono salvato.
cuore ogni affanno, l'amore vinca ogni tenebra, beato chi porta l'amore e la pace, sarà chiamato figlio di Dio. Venite, venite al banchetto, venite al banchetto.
Preghiamo. Il pane che ci hai donato, oh Dio, in questo sacramento di salvezza, sia per tutti noi pegno sicuro di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Beatissimo Padre, grazie, grazie della sua presenza qui in mezzo a noi, grazie della sua parola, della sua benedizione, grazie della sua, come dice Santa Caterina da Siena, dolcezza di Cristo in terra. La sua presenza per noi oggi è questo. E questa dolcezza che il Signore oggi ha visitato con lei questa comunità. E io per primo, insieme ai miei parrocchiani, che hanno manifestato tantissimo amore nei suoi confronti, nei confronti della Chiesa, ci sentiamo un po' come Zaccheo oggi, come Zaccheo. È meglio, no? Oggi la salvezza è entrata in questa casa, questa sua parola, anche l'omelia di oggi, la sua parola che oggi ci ha lasciato, la conserveremo nel cuore e la faremo, ci proviamo perlomeno, la faremo fruttificare, la porteremo a chi è lontano da qui, a chi oggi non è potuto entrare. A me sarebbe piaciuto molto che questa dolcezza che lei manifesta, che è la dolcezza di Cristo, potesse arrivare a tutti. E oggi qua alcuni rappresentanti della parrocchia che hanno lavorato tantissimo, hanno lavorato veramente tanto e si sono offerti e vogliono farle un piccolo dono. Tantissime persone hanno lavorato con le loro mani ed è con le loro mani anziane, provate, sofferenti, hanno fatto un piccolo regalo per lei, che è un quadro della Vergine Maria della Tenerezza. E con lei, Santità, con lei Santità volevo ringraziare anche il Cardinale, il Vescovo, ma tutti coloro che hanno contribuito a questo momento, alla Gendarmeria, a Monsignor Marini, al Padre Leonardo, tutti, sono stati tutti con un buono spirito, con uno spirito di amore nei suoi confronti, nei confronti della Chiesa, per questo momento per noi, per questa comunità che sta ai confini della diocesi, ai confini non della terra, come lei ha detto, ma ai confini della diocesi. Grazie Santità, grazie mille.
Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Grazie.